E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come potete vedere, siamo già in cammino verso la meta che non siamo riusciti a raggiungere nello scorso episodio, e cioè questo villaggio qua giù, dove teoricamente i nostri amici dovrebbero darci delle quest, visto che su quel villaggio che abbiamo appena passato non c'hanno... Dico niente. Dicevo che su quel villaggio che abbiamo appena passato... un raretto, non ce la faccio a finire di parlare, però per il raretto... Va bene, scommetto non c'è un cazzo di esperienza, però... attenzione, però 8000, ragazzi, abbiamo quasi livellato. Chiudiamo la nostra cara instance. Comunque, appunto, su quel villaggio non ci hanno dato nessun tipo di quest, perché evidentemente eravamo troppo bassi, oppure c'è da seguire per forza di cose una chain quest che parte da laggiù. Ehi, la madonna, non ci sto credendo. Cioè, a volte mi fa aspettare 80.000 anni. Stavolta mi ha fatto aspettare tipo un minuto. Incredibile. Coglioni, Scarlet, però. Vabbè, speriamo che vada via veloce, perché l'ho già portata nello scorso video, non me la voglio riportare più di tanto qua. Intanto siamo livellati, però attenzione, livello 33. Si va. Avevo in mente comunque di portarvi qualche altra guida, magari, perché è un po' che porto principalmente solo la serie di leveling, e detta di molti va benissimo, piace tanto, io sono assolutamente contento di questa cosa, però volevo un attimo variare un pelo con qualche video guida, qualche cosa. Un saluto a Sicilia, che a sua detta è uno dei rogue più forti del server, quindi GG a lui, assolutamente. Se vogliamo fare qualcosa insieme, molto volentieri. Quindi, comunque, riallacciandomi al discorso delle guide, volevo magari dirvi a voi se avete qualcosa di particolare magari da chiedere, che volete sapere, o... Io comunque questa domanda è una cosa che faccio sempre, perché così mi date qualche spunto, magari mi regolo su qualcosa che serve a più persone. Ah, devo necessariamente trovarmi una cilda, perché così mi diminuiscono i cooldown, per esempio, dell'Hearthstone. È una cosa un sacco importante. Non perché la usi chissà quando, in realtà, a sti livelli, però va. Oh, sto morendo. Oh, oh. Siamo morti tutti. Siamo morti tutti. Se sto a credere. Eddio. Ma come cazzo si fa a whippare a Scarlet? Io boh, senza parole. Ce la prendiamo a ride, va. Sto pollo. Oggi abbiamo il nostro magico sprint. Sprintiamo tutti. Siamo tornati in sede. Vediamo se riusciamo a non crepare come dei deficienti in un'istanza del livello 30, eh. Ah, un'altra cosa, un altro appello che faccio è che siccome dovrò necessariamente rifarmi il computer tra un po', perché questo qui inizia piano piano ad esplodere, se c'è qualcuno esperto di informatica, qualcuno che comunque se ne intende, io come budget considerate che non volevo andare oltre gli 8,50. So che comunque è una cifra un po' intermedia, che non è poco, ma non è manco chissà che. Quindi è un po' intermedia, lo riconosco. Però spendere 1000 euro per computer adesso non me va. Quindi se c'è qualcuno esperto che magari sa consigliarmi una configurazione buona per quel prezzo, adesso se è 8,70 vaffanculo, però se è già 970, 990 no, e me lo scrive sulla pagina, che tanto trovo in descrizione, quindi non è un problema. Me lo scrive lì, io lo ringrazio tantissimo, perché così metto a confronto tante possibilità che mi sono arrivate. My legend. Ah, in questo episodio dobbiamo cambiare pure la spec. Infatti adesso cambiamo spec e andiamo Subtly, dai. Per adesso andiamo Subtly. Oddio, tutte le barrette, che macello. Allora, do una sistematina generale e poi torno dopo. Ok, ho due sistematine, vediamo se faccio 4. Ok, non devo un cazzo, backstab. Ah, backstab posso farlo in ogni direzione. Allora, il Nightblade è come se fosse un Rapture, solo che c'è il 15% di danno in più. Le Eviscerate, sempre Eviscerate. Questo è un drone un po' più forte, metto un combo point e basta. Allora, se la famo dopo milioni di anni, arriviamo su quel punto malefico, grazie. Guarda lì che carini che hanno messo le zucchette di Halloween addirittura qua. Mi sa l'hanno messa tipo ovunque.
Allora, prima cosa, dove cazzo sta il volo? Subito, immediatamente proprio. Tac. Allora, mi faccio un girettino di quest. Le prendo tutte, ci vediamo direttamente dopo. Ok, credo di averle prese tutte, se non sbaglio. Ah, io infatti, guarda che macello. Proverei andare di qua perché ce ne stanno 4 attaccate e ne becchiamo anche una per strada. Quindi sì, andiamo sicuramente là. Tanto ho rovinato l'instance. Stamattina che cazzo è? 4 minuti. Boh, stanno tutti a fare instance. Allora, immagino che visto che ce n'ho così tante di queste, praticamente dovrò ammazzare tutto e tutti. Tanto sì, mi sto grattando una gamba. Vi farò, non so, un timelapse, un qualcosa di queste quest. Perlomeno di questa, se no, se ve le faccio vedere tutte così rallentatore, vi calano le palle. 4, 5, 6, 7, 8. È finita questa. E adesso andiamo più qua, va. Qua ci sta qualche troll, qualcosa del genere, sicuro. E invece no, addirittura i nani ci stanno. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. C'è un finto bossetto. Proprio finto. Madonna, chiamarli boss è veramente un complimento troppo grosso per questa gente. Allora, questo è l'ultimo. Tac. Eccolo lì. Adesso sono rimasti 6, non so cosa, guerrieri. Ah, ok. Devo praticamente potenziare tutti questi stronzetti qui. Questo è l'ultimo. Tac. E via. Abbiamo fatto incazzare tutti. Però sono in combat. Mannaggia, mannaggia. Colpa tua. Non è vero. Allora, a questo punto proporrei di farci da 2. Non lo so, quella è tanto lontana. 2, 3. Perché il top sarebbe fare la scaletta. Così che dopo torniamo e abbiamo tutte le quest. Ah, sì, facciamo così. Tanto a voi che cazzo ne frega, faccio da io. Birbanti. Birbantelli. Non è che ci lascio le penne tipo qui c'è stato un salto apocalittico? Aspetta, aspetta, che qui dobbiamo fare qualcosa di figo. Aspetta tu, aspetta. Bello? Ha gustato? Allora, qui dobbiamo stuprare delle povere tartarughine random e raccogliere, mi sa, questo cosetto che non c'è di cosa sia. Oh, vabbè. Soliti pagliacci. Addirittura ondate. Questo che mi sta dicendo. Allora, che abbiamo fatto? Possiamo direttamente scendere giù perché le tartarughine stanno anche più in giù. Senza che stiamo qua. Anzi, comunque, cioè, secondo me Argus è veramente una cazzo di figata. Questo fatto che si vede da tutte le parti. Cioè, dandomi, mi infogno, alzo lo sguardo e rimango lì fisso tipo per 10 minuti. Cioè, una figata. Perché se no, capito, era sempre stato qualcosa, qualsiasi territorio nuovo è sempre stato qualcosa di irraggiungibile per i livelli bassi, capito? Che ne so, tu vedi le Outland, appena sono uscite, non è che si vedono da tutte le parti, nonostante era un territorio da un'altra parte, insomma. Voi mi direte, vabbè, troppo lontano, tutto quello che cazzo pare, però... Cioè, sicuramente ci hanno avuto le loro buone ragioni per non metterlo. Devo raccogliere queste cagatine per terra. Sì. Questa quest se ne andrà dritta a fanculo. Ah, ma sta più giù. Qui, ok. C'è un mostro là. Io speravo fosse raro, invece è il semplice boss. Boss. Esther, faccio vedere quando è boss. Qua. Guarda che boss. Manco 2 secondi è durato. Ciao, caro. Praticamente c'è rimasto solo da raccogliere queste cosette qui. Madonna, quanto è bello avere tutti i punti interrogativi così. Ah, madonna. Ok, raccogliamo l'ultima pozione e andiamo a consegnare le milioni di queste che ci abbiamo. Dio mio, faccio uno screen subito. Se c'è una cosa bella, bella di World of Warcraft è questo. Quando fate 50 queste le consegnate tutte insieme. E intanto, solo prima, abbiamo già livellato. Livello 34, si va. Possiamo già cambiare territorio, ma no, almeno al 35 già arrivo qui. Abbiamo sbloccato il Kidney Shot. È uno stun che va a combo points. Più combo points avete e più tempo viene stunato il target. A posto. Perfetto. E anche un'instance nuova, cioè Maraudon. Benissimo. Nuove quest. Ok, hanno creato tipo mezzo mondo e ho rischiato di morire. Però mi sono salvato. Per fortuna. E almeno provo questa spec nuova su un'instance perché non so se è meglio o peggio, ma penso che sia meglio che l'altra. Ma vai che parlare di...
qualcosa di migliore o peggiore a questi livelli. Boh, non c'ha tanto senso secondo me, perché comunque non c'hai delle... Non sono livellato, GG. Non c'hai delle spell importanti che sicuramente sono veramente essenziali per fare danno su un instance o quello che sia. Intanto vedo amore nella chat. Questo dovrebbe essere il primo bossetto, se non sbaglio, sì. Se n'è andato e ci ha droppato il nulla cosmico. Ma magari questa spada in tempi passati era anche decente. Adesso male incazzo. Però questa spec mi dà molto più l'idea di Rogue, sapete? Lo shadow step con due stack, sempre stealth, gli engage col critico quasi sempre. Mi dà molto più l'idea di Rogue. E l'altro, sì, di meno sinceramente. Ah, fatemi sapere se sarete a Lucca, perché io forse ci sarò, forse, non è detto. Perché non mi ha invitato nessuno stand, visto che la Blizzard là non c'ha praticamente stand. Se no qualche richiestina magari la facevo anche. Ci potevo provare. Allora, siamo arrivati al secondo boss, credo. Che si è tolto dai coglioni selvaggiamente e è già finita la distanza. Vado già il coso. Che è il mio boss questo? Ah, è vero, infatti si faceva molto spesso sta cosa, che arrivavi qui, farmavi solo il bonus del Looking for Group. Però boh, fa schifo così, dai. Continuiamo. No, ci siamo fatti fuori un altro boss qua. Ragazzi, non so per quale motivo, ma dei punti in bianco tipo mi è crashato e non mi rientrava. Tipo ci ho provato 2-3 minuti, sono loggato, mi sono ritrovato qua perché probabilmente mi hanno kickato gli stronzi. Quindi mi dispiace, non avrei potuto finire l'instance, cazzo. Cioè in realtà l'ho finita, però non tutta, vabbè. Io vi ringrazio come sempre per la visualizzazione. Nel prossimo video andremo in un territorio nuovo, visto che siamo al 35, non so dove, qui. Western Plaguelands. Noi ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao a tutti ragazzi.